dal mercato tutelato al libero. In questi giorni gli utenti del servizio di maggior tutela, residenti nei comuni della provincia di Pesaro Urbino, stanno ricevendo lettere da parte del proprio gestore che li invita a sottoscrivere l'offerta più conveniente sul libero mercato. Dopo 4 rinvii sembra che finalmente si arrivi alla scadenza del 31 dicembre 2023, data nella quale gli utenti dell'energia di gas e luce dovranno scegliere il gestore che opera nel mercato libero. Va detto che questa scadenza non interessa una parte della popolazione. I cosiddetti soggetti vulnerabili sono le persone ultra 75 anni, le persone disabili certificate ai sensi della legge 104, le persone che usufruiscono del bonus energia e le persone che a causa del sisma vivono in alloggi d'emergenza nei prefabbricati. Questi soggetti vulnerabili devono stare assolutamente tranquilli perché non devono fare nessuna opzione, continueranno a beneficiare dei servizi di luce e gas stando nel mercato tutelato. Per tutti gli altri si pone il problema di una scelta appunto del gestore nel mercato libero. Non è prevista l'interruzione del servizio in caso di mancata sottoscrizione di un nuovo contratto con un gestore del mercato libero. Non ci sarà nessuna interruzione per nessun utente del servizio di luce e gas. Questo lo voglio sottolineare perché ci giungono segnalazioni da parte di alcuni gestori, definiamoli spregiudicati, soprattutto coloro che fanno il porta a porta o usano la comunicazione telefonica, che creano una situazione di terrorismo psicologico dicendo alle persone che se non scelgono il gestore nell'appunto mercato libero entro la fine dell'anno gli viene sospesa l'energia. Non è assolutamente vero, questi sono gli atteggiamenti un po' spregiudicati. Dopo abbiamo invece dei gestori, definiamoli seri, che hanno inviato le lettere in questi giorni dove offrono la loro proposta di nuova tariffa per il mercato libero. In caso di mancata sottoscrizione, l'utente da gennaio si ritroverà con un contratto applicato in automatico che sarà quasi certamente peggiorativo. Il contenuto delle lettere ricevute dagli utenti residenti nella provincia di Pesaro Urbino è complicato da decifrare. Per di più le offerte sono scritte con caratteri molto piccoli, corredate da sigle ai più ignote. Comprendere e scegliere non è affatto semplice. Sull'argomento ci sono diversi dubbi, per questo motivo avete organizzato un incontro pubblico. Noi l'incontro pubblico l'abbiamo organizzato, come dire, essendo la Federconsumatori, con l'intento di aiutare le persone a scegliere. Qui c'è una nota dolente da registrare. Il governo si era impegnato a promuovere una campagna informativa che sino ad oggi non è decollata. L'autorità dell'energia ARERA doveva concordare con tutte le associazioni dei consumatori delle iniziative appunto di comunicazione e di informazione. Di fronte a questa assenza noi ci siamo sentiti in obbligo, anche alla luce delle lettere che stanno arrivando, le comunicazioni che arrivano agli utenti, ci siamo sentiti in obbligo di promuovere un'iniziativa e in questa occasione cercheremo di trasmettere ai partecipanti alcuni elementi di conoscenza utili per poter scegliere in maniera cosciente quale è il gestore maggiormente rispondente alle loro esigenze andando sul mercato libero.